Benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di questo gioco della Kiko che è da 1 a 4 anni. Rocky la batteria. È la prima batteria in modalità orchestra. Questa batteria ha i due tamburi e un piatto, due bacchette, inoltre in collaborazione con lo Zecchino d'Oro, in quanto ci sono 9 canzoni. Ha 3 modalità di gioco. La prima è la modalità orchestra, dove si deve decidere quale strumento musicale accompagna, diciamo, la musica, che sono tra il pianoforte, la voce e la chitarra. Poi abbiamo la modalità freestyle, dove praticamente si suona i due tamburi e il piatto a piacere del bambino e cambiano colore, diciamo, con lo stile del gioco. E poi abbiamo una modalità segue le luci, dove suona le 4 canzoni in sequenza a velocità crescente. Ha 5 livelli di volume che si possono alzare e abbassare tramite sempre questo tasto. Qua ci sono i tassi, diciamo, delle canzoni dello Zecchino d'Oro, dove per ogni tasto ci sono 3 canzoni, che sono l'Anisello Nunu, Scuola Rap, Bambù Balla. Poi abbiamo Radio Criceto 33, Il Pistolero, Prendi un'emozione, Quel bulletto del carciofo, i Beagles e i suoni delle cose. Questo gioco sviluppa quella che è la sensibilità musicale. Il bambino gioca con i suoni e le note, sviluppando la propria sensibilità al ritmo e alla musica. E la coordinazione manuale, in quanto appunto attraverso la manipolazione il bambino sviluppa attività percettiva, affidando coordinazione manuale che acquisisce il senso dello spazio. Ha 2 bacchette. Come ho detto prima, con la punta in gomma, per suonare i due tamburi e il piatto. L'unica pecca che c'ha è che nella funzione dove il bambino segue le luci, purtroppo il piatto non ha sensore luminoso e quindi può suonarlo solamente sentendolo a occhio. Però è un gioco da più di 30 suoni della batteria ed è un gioco molto carino. Ora ve lo faccio vedere più da vicino. Eccoci qua, questa è Rocky la batteria, ha 2 bacchette, l'unica cosa che non ho un posto dove metterle, io le ho messe qua solo per le manine della batteria, 5 livelli di suoneria che si possono aumentare e diminuire tramite questi tassi, come abbiamo detto ha 3 modalità di gioco, la modalità orchestra che tramite questi 3 tassi, tipo touch, dove c'è il pianoforte, la versione canta e la chitarra. Questi 3 strumenti accompagnano le musichine che si hanno su questi tassi. Poi abbiamo la modalità freestyle, dove lui può suonare i tamburi a suo piacere, e la modalità segui le luci, dove praticamente premendo i tasti delle canzoncine si vanno a illuminare i vari tamburi e lui dovrebbe suonare sul tamburo al momento che si illumina, tranne il piatto che si sente solo il suono e non suona, e non si, appunto, non si illumina. Come ho detto prima, 9 canzoncini dello Zecchino d'Oro. Ora vi farò vedere un po' il suo funzionamento. Scendiamo nella versione canzoncine. Incominciamo. Questa è la modalità del pianoforte. Questa è la modalità del canto e questa è quella della chitarra. Come vedete, diciamo, cambia il suono. Iniziamo con quella là del pianoforte e vi faccio vedere le prime canzoncine. Le varie strade, vedete, questo è il volume più basso, questa è la canzone di Scuola Rap dello Zecchino, poi abbiamo Bambù Balla. Sentiamo tutti insieme, sentiamoci.
questa è la funzione freestyle, dove il bambino suona in maniera libera. Poi abbiamo l'agnisello Nunu. Poi abbiamo Radio Criceto 33. Poi abbiamo il pistolero. Poi dobbiamo prendere un'emozione, se sempre faccio qua, vedete, si sente il suono del piatto, questo, e poi c'è questo. Terzo tasto abbiamo quel bulletto del carciofo. Abbiamo il bingo. E infine abbiamo i suoni delle cose. Era la modalità freestyle. Ora andiamo alla modalità invece dei segui le luci. Incominciamo con la prima canzone. Quando la luce si accende, batte il tamburo.
questo è... Poi c'è anche la versione strumentale, cioè senza voce. E la versione con la chitarra. Vedete, cambia il suono. E questo è per tutte e tre i pulsanti e tutte le canzoncine. È un gioco davvero carino e che stimola il bambino, diciamo, a giocare, a suonare. Spero che il video vi sia piaciuto, al solito lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, così mi sosterrete. Al prossimo video, ciao!